sicuramente letto dal titolo e come potete vedere, perché ce l'ho qui con me oggi, qui con noi, e sembra c'è posta per te di Maria De Filippi. Cosa, ha accettato l'invito ed è qui con noi? Gioia ha accettato l'invito ed è qui con noi! Vero amore? Allora, oggi faremo il tag Il mio amico peloso, perché me lo state chiedendo in tantissime, e Gioietta mi sta dicendo ogni giorno: dai, facciamo il tag il mio amico peloso, dai, facciamo il tag il mio amico peloso, non è vero? E quindi adesso facciamo il tag il mio amico peloso, e siete tutte ovviamente taggate, quindi vi lascio giù nell'info box scritte tutte quante le domande, quindi se avete un piccolo canale o un grande canale, fate video su YouTube e volete rispondere a questo tag, commentatemi insomma qui sotto, così poi andrò a vedere il vostro video, oppure vi mettete una foto su Instagram e potete rispondere alle domande lì, oppure potete rispondere alle domande semplicemente in un commento qui sotto, però insomma magari su Instagram è più carino perché potete mettere la foto del vostro amico peloso, e quindi così mi fa molto piacere insomma vedere anche i vostri amichetti pelosi. E quindi basta, iniziamo subito con questo tag. La prima domanda è: come si chiama? Lo sapete tutte, si chiama Gioia. E la seconda domanda è: che animale e che razza è? Ovviamente è un cane ed è un chihuahua. Da quanto tempo ce l'hai? Allora, lei è nata l'11 giugno 2015, quindi è piccolissima ancora, e però ce l'ho da settembre. E come l'hai avuta? Allora, voi sapete tutte quante ovviamente che prima avevamo un altro cagnolino, avevamo Gemmina, ma purtroppo proprio il 18 giugno, quindi pochissimi giorni dopo che sia arrivata Gioia, che sia nata Gioia, ci è morta purtroppo all'improvviso, e non voglio ricordarlo perché, cioè, me lo ricordo sempre, ma non voglio parlarne perché mi dispiace ancora tantissimo ovviamente, perché ce l'avevo da tanti anni e c'era un sacco affezionata, e quindi è rimasto insomma questo vuoto nella nostra casa, e come sapete bene poi io sono stata più di un paio di mesi, insomma un mese, non lo so, un sacco di tempo insomma in Messico, siamo stati in vacanza io e il mio ragazzo, e nel frattempo mentre eravamo qui già mia mamma mi incominciava a dire: ma se prendiamo un altro cagnolino, che ne dici? Così. E io avevo detto sì, e poi dopo quando torno magari ne parliamo. E lei insomma, mentre io ero via, mi ha voluto fare questa sorpresa e appunto ha preso Gioia lei da sola e l'ha portata, cioè l'aveva già vista quando era ancora piccola, però non la poteva ancora portare a casa ovviamente, perché i cagnolini devono stare almeno 3 mesi con la mamma dopo che essere nati, e quindi proprio pochi giorni prima che io arrivassi, che io tornassi dal Messico, anzi un giorno addirittura, e lei è andata a prenderla, e quindi quando sono tornata l'ho trovata. Pensate, stavo proprio all'aeroporto in Messico, stavo per partire, però ovviamente il Messico è lontano, quindi poi c'avevamo lo scalo ad Amsterdam di un giorno intero, quindi ci ho messo 2 giorni insomma per arrivare a casa. Eccola, se n'è andata. E proprio quando stavamo per partire, mia mamma mi manda un messaggio con una foto di Gioia sul mio letto, e c'era scritto: ciao, mi chiamo Gioia, ti sto aspettando a casa, arrivo presto. E quindi sono stata un sacco contenta, sono scoppiata a piangere in aeroporto, e quando sono arrivata l'ho trovata ed era dolcissima, quindi sono tanto contenta, e quindi l'ho avuta così, l'abbiamo presa così. E poi, quanti anni ha? Ha 7 mesi adesso, perché si è nata a giugno, a luglio ha fatto 1 mese, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, sì, l'11 gennaio ha fatto 7 mesi, e racconta qualche sua stranezza. Allora, ce l'ho da pochi mesi, ma è già una mattacchiona. Allora, ovviamente è piccola, e quindi sta mettendo i denti, morde tutto, gli piace tantissimo mordere i pompon. Sarà che adesso è inverno, quindi sia io sia mia mamma abbiamo molti capi con i pompon, perché ci piace molto Isho, come potete sapere. E quindi mia mamma soprattutto porta quei cardigan da casa, e hanno, cioè se li compra sempre con 2 pompon qui, cioè un filo con 2 pompon, e lei va matta per questi pompon, glieli sta rompendo tutti quanti, e ovviamente va anche matta per le pantofole e per tutti i suoi giocattolini, mangia di tutto,
E poi gli piace tantissimo quando gli gratto la schiena e non lo so, insomma, morde tutto, la sua stranezza è che morde tutto, ma non è una stranezza ovviamente perché è piccola e si sta facendo i denti. E poi che altra stranezza? Questa cosa è un po', è un po' schifosa, però è troppo divertente, quindi ve la racconto. Allora, questa è la sua stranezza. Non so se anche il vostro cane o il vostro gatto, insomma, fanno questa cosa, fatemi sapere. Praticamente, quando lei fa la cacca, allora, aspetta, partiamo dal presupposto che lei gioca tantissimo con i miei capelli. Sta tutto il tempo quando siamo a letto perché dorme con me, mi tira i capelli tutto il tempo. E quindi ovviamente se li mangia, ogni tanto si sente e sta ingoiando i miei capelli. Poi, quando va a fare la cacca, non so come sia possibile questa cosa, fa la cacca in tantissime palline piccole piccole e spesso, almeno una volta a settimana, trovo una cacca che è praticamente una collanina. È troppo schifosa, scusate se ve la sto raccontando, ma mi fa troppo ridere, mi fa morire. Praticamente fa queste collanine, il filo è composto da un mio capello e poi ci sono tutte le palline, ma sembra che la fa proprio, cioè sembra una fabbrica di collanine, perché le palline sono alla stessa identica distanza e sono tutte della stessa forma che, cioè, se non fosse una collana di cacca me la metterei. Ok, basta. E è troppo divertente comunque, è troppo buffa e troppo giocherellona. Cosa significa per te il rapporto che hai con lei? Ovviamente le voglio un sacco di bene e anche se ce l'ho da poco comunque mi ci sono tantissimo affezionata, quindi sono tanto contenta che mia mamma l'abbia presa e le voglio tantissimo bene. Quali sono i momenti più belli con lei? Sicuramente le coccole nel letto, e questa è una cosa che mi piace un sacco, anche se forse a lei non piace così tanto perché appunto essendo così piccola e così giocherellona, nel letto sta sempre a mordere, vuole giocare, quindi sì, è carino anche giocare, però mi piace abbracciarla e stare così a coccolarci, ma lei non è molto propensa alle coccole, solamente quando le gratto la schiena allora si irrigidisce e incomincia a fare così perché gli piace. È l'unico modo in cui la calmo, diciamo, perché sta tutto il tempo a giocare. Vedete che sto tutto il tempo a muovere così perché mi vuole mordere le mani, mi vuole mordere tutto. E quindi sì, sicuramente le coccole nel letto. Poi la mattina soprattutto perché la sera fa fatica ad addormentarsi e vuole sempre giocare. Invece la mattina sta dormendo, quindi la coccolo di più, insomma, l'abbraccio di più e lei rimane più calma. Ma poi anche il gioco quando siamo fuori dal letto, ovviamente, mi piace tantissimo giocare con lei. È un sacco brava a riportare i peluche e poi anche quando usciamo è bravissima, al parco la lascio sempre libera. Vedete sicuramente dai vlog, se seguite i nostri vlog, insomma, avrete visto com'è brava anche nel parco. E basta, quindi quando giochiamo è un momento molto carino con lei. Che soprannomi ha? Allora, anche questo già lo sapete, la chiamiamo Testina, perché spunta sempre con la testina ovunque, quindi non lo so, la chiamiamo Testina, in realtà più che Gioia la chiamiamo Testina, e anche Gioietta, però forse più Testina. Comunque sì, Testina e Gioietta sono i suoi soprannomi. Quali sono le parole che riconosce? Per adesso non tantissime perché appunto è ancora piccola, riconosce Gioia, riconosce Testina e riconosce Gioietta. E la parola andiamo, a volte la capisce, a volte no, però ancora non ha imparato a scendere le scale perché noi abbiamo due scale, la casa a 3 piani, quindi dal piano sopra dove ci sono le camere da letto alla cucina lei scende, ma dalla cucina all'ingresso dal quale poi si va in strada, non so come mai, ma lei lì non scende, quindi la parola andiamo non è che la capisce tanto bene perché quando noi andiamo, dobbiamo uscire, dobbiamo portarla, io la prendo in braccio e la porto giù perché lei non scende appunto quelle scale, quindi la parola andiamo la capisce ma non tanto tanto bene, per adesso insomma solamente i suoi nomi e al massimo ciao quando arrivo a casa e gli dico ciao ciao Tessina, è un sacco contenta, mi fa le feste però. Non è che perché riconosce la parola ciao, è perché è contenta che sono tornata. E basta, le domande sono già finite. E quindi niente, come vi ho detto prima, siete tutte quante taggate, quindi se volete partecipare a questo video tag sarei molto contenta di sapere qualcosa in più sui vostri amici pelosi, potete anche non rispondere a tutte le domande, magari solamente ad alcune.
E niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione enorme, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e se così fosse mi raccomando lasciatemi tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, su tante nuove novità in arrivo e basta, vi mando un bacione di nuovo e ci vediamo al prossimo video. Ciao Germine! È il momento di andare via, quindi buttiamoci. Poi ci bagniamo tutti. Con lo slittino, siamo arrivati fino lì. Siamo arrivati da quella montagna là sopra fino qua. E poi siamo caduti. Oddio, quanto è freddo! Con i jeans, mo ci bagniamo tutti. E con Matteo e Francesca, l'altra Francesca, stanno arrivando. Loro non sono stati bravi come noi, non siamo arrivati fino a qua. Noi siamo arrivati così in macchina. Franci, che stai facendo? No, mo ti bagni tutta.